Questa è la nail art che vi propongo oggi, è un'altra border nail e per farla mi sono ispirata ad una foto di una nail art di una ragazza meravigliosa, si chiama Paola e su internet è Pallino Girl. Fa delle cose meravigliose lei con i puntini. Ora qui vi farò vedere la sua nail art. Ecco, io mi sono ispirata alla sua, mi piaceva molto il contrasto fra nero e i colori dei pallini. Nell'info box vi lascio il link del suo blog, della sua pagina Facebook e del suo canale YouTube. Realizza con i pallini delle cose meravigliose, fa delle nail art bellissime. Io infatti la ammiro molto, la stimo e rosico un attimino quando lei fa delle cose così carine che io non ci riesco con questi benedetti puntini. Eccola qui. Spero che questa nail art, ragazze, vi piaccia e vi lascio ai prodotti e al tutorial. Un bacione anche a Paola. Ciao! Come base per proteggere l'unghia ho utilizzato della Pupa Base Attiva Crescita. Come base per la nail art ho utilizzato della Kiko il numero 275. Come base per le decorazioni ho utilizzato della Essence il Multidimension numero 68. Per le decorazioni ho utilizzato tutti i smalti Kiko, il numero 236, 279, 280, 331, 339, 340, 343, 376. Come sigillante ho utilizzato il solito top coat della Essence. Allora, io ho già applicato la mia base trasparente, ho fatto due passate perché c'è lo smalto nero e una sola passata di smalto nero. Poi prendo un dotter dalla punta piccola, prendo dello smalto bianco e lo applico sulla superficie impermeabile, intingo il dotter nello smalto e comincio a fare dei puntini. E mi fermo. I puntini bianchi saranno la base dei puntini colorati. Ora aspetto che lo smalto bianco si asciughi. Mentre i puntini bianchi si asciugano, prendiamo lo smalto bianco con il pennellino sottile e andiamo a tracciare negli altri due lati dell'unghia due strisce bianche. Così. E fate questo su tutte le altre unghie. Ecco fatto. Ora aspettiamo che anche lo smalto bianco si asciughi. Ora che lo smalto è asciutto, prendiamo uno dei colori degli smalti che abbiamo messo da parte con il dotter piccolino, intingiamo nel colore e andiamo a ripassare il colore sopra un puntino a scelta. E facciamo questo per tutti i colori su tutte le unghie. Lasciamo asciugare.
Ora prendiamo quel violetto indaco celestino, non so bene che razza di colore sia, sempre della Kiko, e con un pennellino sottile andiamo a ripassare il colore, facendo molta attenzione, sopra le linee bianche di tutte le unghie. Lasciamo asciugare e quando è asciutto applichiamo una seconda passata. Ecco qui ragazze, questa è la nail art completata. Io ho già applicato uno strato del top coat della Essence. Saluto ancora una volta Paola, un bacione grande e ragazze, ci vediamo al prossimo video. Un bacio grande, ciao!